Community Man 2040 Business Technology Cycle Thinkcast. Come sapete, in questo Thinkcast noi intervistiamo le persone del business, della tecnologia, della psicologia e anche delle leggi e gli chiediamo proprio know-how. Cosa possiamo fare e come possiamo fare? Proprio strumenti. Oggi in questo contesto intervistiamo un leggendario, un avvocato e gli chiediamo proprio la legge. Che cosa dice legge per trasformazione digitale? Che cosa dice legge per l'intelligenza artificiale? Secondo Gartner, il 2025, più di 80% dei contratti tra cliente e fornitori saranno fatti sul web. Cosa dice legge in questo contesto? E chiediamo all'avvocato Giuseppe suo parere. Giuseppe, benvenuto in Man 2040 Technology and Psychology Thinkcast. Grazie mille Bob, grazie davvero per l'onore e l'opportunità. Giuseppe, adesso le cose stanno cambiando, stiamo parlando della trasformazione digitale, le cose sono diventate più remoto. Oggi quando io fermo anche contratti con i clienti, tutto è diventato solo web. In questo contesto c'è anche GDPR, dove protezione dei dati, eccetera. Cosa dice legge europeo oppure italiano in questo contesto? C'è qualche caso pratico che lei può condividere, Giuseppe? Allora, Bob, chiaramente stiamo parlando di un argomento molto attuale che ovviamente è di stretto interesse e che sia l'ordinamento giuridico italiano che europeo stanno cercando di disciplinare anche e soprattutto a protezione dei cittadini italiani, dei cittadini europei e delle società. Come hai detto tu, ormai tutto viaggia in rete, i contratti e via discorrendo, e anche l'ordinamento giuridico si deve adeguare. E si è adeguato anche il processo, soprattutto per quanto riguarda il campo civile, è ormai molto più telematico. E quindi, proprio come dice la definizione di trasformazione digitale, questo processo di integrazione delle tecnologie digitali all'interno di tutti i settori del business, ma non solo del business, anche, per esempio, con il rapporto con lo Stato. Ed è proprio di fine anno scorso la legge che introduce molti aspetti tecnologici nel rapporto tra cittadini e Stato e comuni e regioni e via discorrendo. Cominciamo a sentire parlare di sigle come lo SPID, che è questa identità digitale unica, è stata introdotta appunto da questa normativa italiana, l'app IO, e così come per esempio adesso gli atti amministrativi vengono notificati non più con la vecchia raccomandata, ma con la PEC che ha valore specifica e di legge. Quindi lo Stato sta cercando appunto di modellare il rapporto con i propri cittadini proprio attraverso l'utilizzo di queste nuove tecnologie, nella speranza, appunto, e questo è ovviamente lo scopo, di rendere più semplice, perché si parla sempre di semplificazione, di rapporti tra, appunto, Stato e cittadino, Stato e società. Poi se a questo, me lo auguro, ci sarà anche una semplificazione che permetterà non solo di chiedere la carta d'identità o un altro provvedimento al comune piuttosto che in provincia, in regione, ma che si possa avere una semplificazione, cioè di ridurre la burocrazia. Ecco, io credo che questo sarà uno step che serve davvero all'Italia, quindi
uno slancio verso una semplificazione di tutte le procedure, e chiaramente la tecnologia, il web e quello che conosciamo già oggi aiuta, e aiuta come, ecco, ci mancherebbe altro. Per esempio, faccio un esempio banale, ma poi sono le cose che magari incidono. Una volta, se tu avevi bisogno di un certificato di residenza di un soggetto, magari di un debitore, tu dovevi richiederlo al comune di residenza. Adesso invece c'è un sistema per il quale, anche se io ho bisogno dell'indirizzo di Bob che vive a Canicattì, vado qui a Cantù e a Cantù mi dicono che Bob vive e me lo certificano a Canicattì. Queste sono le piccole cose che certamente aiutano, alle quali sicuramente se ne aggiungeranno delle altre che sono previste appunto da questo, da questa legge che ha convertito un decreto legge. Quindi sostanzialmente siamo in questa fase, diciamo che l'Italia si sta muovendo bene. Ovviamente si sta muovendo bene anche l'ordinamento europeo con dei progetti, delle proposte che tendono ad disciplinare questi rapporti, a disciplinare queste nuove tecnologie, proprio ovviamente cercando di tutelare il cittadino europeo. Quindi, Giuseppe, parliamo da questo punto dove tu dici di tutelare questa cosa. Quindi, cosa stai raccontando è interessante, che oggi se una persona chiede per una certificazione, certificato di residenza, può avere in email, può avere sul web. È una cosa che è molto, molto interessante, molto efficace. Cosa è successo un paio di giorni fa? Era un mio amico, lui doveva fare una domanda per la disoccupazione. In passato andava nel comune di Como a fare una fila lunga. Adesso lui ha ricevuto sull'email. Adesso non è più così, o speriamo non sarà più così in futuro. È chiaro che secondo me siamo all'inizio di un percorso, no? Per esempio, abbiamo la carta d'identità digitale, ma la mia scade, per esempio, ad agosto di quest'anno e non riesco ancora a fissare l'appuntamento. Però, ripeto, una volta che anche, diciamo così, le autorità trovino la quadra di questa situazione, io credo che andrà tutto decisamente meglio. Cioè, altro esempio, per quanto riguarda le notificazioni, le notificazioni ormai si fanno via PEC, vuol dire che tu non vai neanche in posta a fare la raccomandata, ma dal tuo PC puoi notificare il tuo atto qualsiasi, io che sono avvocato, ma vale ovviamente anche per la pubblica amministrazione, che non ti manderà più la raccomandata cartacea, ma te la manderà digitale. E questo ovviamente ha ripercussioni su trasporti, ha ripercussioni sulle spese di cancelleria e via discorrendo. Tra l'altro, se entrando magari un po' più nel mio campo, cioè la digitazione è entrata prepotentemente anche nel processo civile, ormai è tutto telematico, nel senso che io non devo più andare a Milano, a Roma o a Treviso a depositare il mio atto, far andare lì qualcuno, quindi con delle spese, ma posso tranquillamente farlo da studio, da qui, da dove ti parlo adesso, col computer, mi collego e deposito il mio atto e via discorrendo. Quindi questo è certamente una cosa buona. Dovrebbe aiutare anche a velocizzare poi il processo. Ecco, diciamo che non ci siamo ancora a questo punto di vista, perché è chiaro che lì entrano in gioco altri fattori, che sono più squisitamente appunto della magistratura, ma da questo punto di vista per noi avvocati è un risparmio non indifferente. Quindi, Giuseppe, all'inizio anche noi avevamo problemi, cioè nel senso vedevamo questa cosa con un po' di sospetto, no? Perché le novità fanno sempre un po' paura, no? Magari la prima volta, poi però poi niente.
quando entri nel meccanismo, ne abbiamo assaggiato la potenzialità. Questo è fuori dubbio. Certo. Quindi Giuseppe, magari approfondiamo questo argomento che è molto interessante. Quindi adesso tu stai dicendo che per quanto riguarda la tua documentazione per penale, per tribunale, tu fai tramite web, manda i casi, le pratiche ai tuoi riferimenti in tribunale. In passato dovevi mandare in formato cartaceo. Adesso la domanda è: come sta cambiando la trasformazione digitale? Ecco, è una metamorfosi completamente a causa di questa pandemia, anche le cose sono diventate tutte remoto. Cosa pensi? Può essere, magari non può essere, io penso, sono abbastanza sicuro che in futuro magari il tribunale si può essere sul Zoom, dove quando arriva 5G, quando la banda si larga e tutto sarà fatto sul Zoom, secondo tutta la sicurezza, e questa sarà molto molto efficiente per avvocato, per procuratore, anche per chi viene condannato. Che ne dici, Giuseppe? Allora, guarda, è chiaro che questa emergenza sanitaria che purtroppo abbiamo subito ha dato una accelerata a queste nuove modalità, anche di condurre e di tenere un'udienza, perché a parte il processo penale, che in realtà è difficile fare da remoto, no? Per come è costituito il processo, ma nel campo civile... io in quest'anno e mezzo le udienze le ho fatte da qui, da dove ti sto parlando adesso, con il giudice collegato così, con un altro sistema, ma Zoom è uguale, questo è il tipo di collegamento da remoto, con la controparte nel proprio studio, e comunque ci ha permesso comunque di lavorare anche in un periodo veramente difficile. Questo ovviamente... innanzitutto a vantaggio dei cittadini, perché molte volte noi avvocati trattiamo questioni importanti, per esempio io mi occupo anche di diritto di famiglia, e tu capisci se hai dei problemi con i minori, con magari un marito che non paga gli alimenti e via discorrendo, è importante riuscire ad ottenere velocemente un provvedimento. E il telematico e il remoto, ben chiamato, ci ha aiutato parecchio. Poi a me, io per come sono fatto io, l'udienza in presenza aiuta. È anche vero che questo tipo di problematica, secondo me, ha fatto emergere, e spero che chi di competenza nelle aule legislative ne prenderà ben conto, ci sono alcuni aspetti del processo che possono essere limati per ottenere, secondo me, forse la cosa fondamentale di un processo. Ci dobbiamo arrivare tutti mettendo il proprio pezzettino. Velocità. Certo, la gente ha bisogno di velocità. Guarda, io ormai... sono qui, mi sono laureato nel 2002, e già all'epoca il mio professore mi diceva: se tu sei creditore di 1000 euro e quei 1000 euro tu riesci ad ottenerli fra 1, 2, 3 anni, quella non è già più giustizia, perché tu dei 1000 euro tu hai bisogno ora. Ecco, a 20 anni dal mio periodo universitario, purtroppo devo dire che la giustizia molte volte è ancora troppo lenta. E lì dobbiamo tutti mettere il proprio pezzettino, noi avvocati, magistrati, chi disegna, chi riforma i vari processi, e quindi... la tecnologia certamente può aiutare, come sta aiutando, ma alla tecnologia vanno aggiunte altre cose. Ovviamente, parliamo da questo argomento, è molto affascinante che sta dicendo, che la tecnologia ha, l'obiettivo della tecnologia è facilitare le cose, ridurre la burocrazia e velocizzare i processi. È questo esempio che sta dicendo, che oggi se qualcuno
qualcuno deve ricevere 1000 euro oggi sulla base di una condanna, ma magari se riceve questo 1000 euro 2 anni da oggi non ha senso, perché gli serve i soldi oggi. La tecnologia può aiutare in questo processo decisionale in penale, sicuramente sì. Parliamo del contesto del business. In contesto del business adesso tutto è diventato sul remoto. Anche in, secondo la Gartner, una società americana, dice che in 2025 più di 80% degli affari, negoziazione tra cliente e fornitori sarà fatto sul web, no? Quindi lì anche gioca non 2.000 euro, magari anche milioni. C'è contratto di milioni. A questo contratto, quando viene fatta sul web, fino adesso noi non siamo pronti. La mia domanda è questa, che ovviamente c'è la velocità, c'è l'efficienza, c'è meno burocrazia, c'è tutto, non costa meno. Che cosa oggi un imprenditore deve prendere in considerazione quando fa affari sul web, quando si negozia contratto, quando firma il contratto? C'è qualcosa proprio lui deve mettere in considerazione? Può essere un piccolo esempio, io dico, io non sono avvocato, può essere magari quando la persona sta parlando con altra parte, magari lui registra tutta la chiamata. Però questo è il mio parere. Cosa dice legge e cosa è il suo parere, Giuseppe? Allora, è chiaro, come tu hai puntualmente riferito, ormai la stragrande maggioranza dei contratti vengono stipulati col web, dall'acquisto del biglietto aereo, dalle compravendite di prodotti, ed è chiaro che, e questo da un po' di tempo, e devo dire che da questo punto di vista ci sono state delle novelle legislative che hanno, per esempio, potenziato quello che è il codice del consumatore, che sostanzialmente ha predisposto una serie di norme a tutela del consumatore. Rispetto ovviamente la parte debole del rapporto, andando a disciplinare, per esempio, indicando qual è il luogo della conclusione del contratto, perché tu sei qui a Cantù, compri un biglietto con una società irlandese e poi si esegue, perché vado da Milano a Trapani con l'aereo. Ebbene, ci sono una serie di nome, per esempio, se io ho un problema con la valigia, mi smarisco la valigia e il mio vettore aereo è africano, irlandese, certo, io dove devo andare a fare causa? Ebbene, c'è una norma che prevede che io ho il diritto di citare quella società presso l'autorità giudiziaria ove io ho la residenza. Quindi, visto che io sono di Cantù, se spariscono la mia di valigia, posso fare causa al giudice di pace o al tribunale di Como. E questo, chiaramente, capisci, è una norma a favore del consumatore. Ce ne sono tante altre. Per esempio, io concludo un contratto via web, o anche telefonicamente, e ci ripenso. Posso ripensarci? Sì. Anche lì il codice del consumo ha previsto un aumento dei giorni disponibili per poter effettuare il recesso. Quindi io invio la mia richiesta di recesso e mi libero dal vincolo contrattuale. Però sia per quanto, permettimi Bob, sia per quanto riguarda i contratti sottoscritti personalmente, che quelli si stipulano via web, via telefono, dovete sempre porre massima attenzione e leggere tutto. Piuttosto ci aspettate un attimo e poi siglate il contratto, firmate o dite sì. Io dico sempre ai miei clienti che prevenire è meglio che curare. E quindi dovete controllare prima di firmare che vi siano le condizioni
da voi richieste e via discorrendo. Quindi attenzione sempre e comunque, leggete tutto, però sappiate che comunque vi sono delle norme del codice del consumo che ci proteggono tutti. Ecco, questo sicuramente. Ottimo, quindi in questa attenzione, Giuseppe, ok, una cosa tu dici che leggere il contratto, prevenzione è meglio di prevenire, prevenzione è meglio di prevenire, sicuramente sì. In questa attenzione, ma c'è qualcos'altro che possiamo mettere in considerazione? Ad esempio, faccio un piccolo esempio, qua oggi linguaggio del contratto, della qualsiasi società, parliamo del gestore di telefonici, sono molto molto complessi, sono di 3 pagine, 4 pagine, è scritto in maniera molto molto complessa che fuori che una persona media non è facile per una persona media di capire cosa significa queste parole. Quindi sarebbe bello che oggi, prima che noi firmiamo contratto con qualsiasi società, magari facciamoli vedere da un avvocato come lei, prima di fermare, oppure no? Poi è chiaro che dipende anche cosa tu vai a concludere, no? Perché se, tornando all'esempio di prima, compri biglietto aereo, non hai certo bisogno dell'avvocato che ti legge le clausole. Ma se vai a impegnarti in cose un po' più grosse, il consiglio è per tutti di rivolgersi a un legale. Perché io dico sempre, visto che questa trasmissione che in qualche modo è centrata sugli imprenditori, sul business e quant'altro. Io molte volte vedo purtroppo businessmen, imprenditori, che si perdono in delle piccole cose, nelle piccole attenzioni, che poi in realtà dal punto di vista giuridico hanno grossa rilevanza. E ti faccio l'esempio di ieri, giusto perché per far capire ai tuoi ascoltatori. Un imprenditore ha acquistato della merce in periodo di pandemia, aveva necessità di avere questa merce in fretta. La società che gliel'ha venduta gliel'ha promessa in fretta. È peccato che questa merce è arrivata ben dopo e quindi ovviamente lui non ha più potuto rivenderle al prezzo che aveva in mente, ok? E non gliela voleva più pagare giustamente o non a quel prezzo al fornitore. E io gli ho detto: mi raccomando, stai attento. E torniamo a bomba sul discorso psicologico. Che cosa ha fatto la venditrice? Ha ottenuto e notificato un decreto ingiuntivo. Quindi gli hanno andato e lo ha notificato tramite PEC. Alla sede della società, all'indirizzo PEC della società. È peccato che questo imprenditore non ha controllato le PEC o chi doveva controllare le PEC non lo ha fatto in modo scrupoloso. Che cosa è successo? Che si sono accorti della PEC ben oltre il termine previsto per poter fare opposizione a quel decreto penale, a quel decreto ingiuntivo. E quindi ormai non è più possibile opporsi a questo provvedimento e dire al giudice: io non devo pagare tutta questa somma, perché in realtà c'era un accordo che prevedeva, per esempio, che la merce arrivasse prima, invece non è arrivata, e via discorrendo. Quindi tutte le eccezioni non le possiamo più presentare. E a questo punto il creditore ha un titolo esecutivo che può ovviamente azionare nei confronti del mio assistito. Quindi è molto importante stare attenti a queste cose, perché proprio anche la tecnologia da una parte velocizzato le questioni, ma dall'altra prevede adesso, presuppone una maggiore attenzione. Quindi Ottimo. questo è molto importante. Quindi attenzione, sì, sicuramente è importantissimo. Però parliamo dai casi, Giuseppe,
Dal punto di vista della legalità, oggi viene firmato un contratto tra due attori, no? Attore A, attore B. Una è società, altro fornitore sul web, e viene letto, eccetera, eccetera, e domani diventa un conflitto. Quindi quando domani diventa un conflitto si va in tribunale, quindi la domanda è adesso che far giudice cambia qualcosa. Se quel contratto è firmato in maniera digitale, oppure il giudice può dire: guardate, questa è firmato in digitale, quindi vale meno, io preferisco avere un contratto che avete firmato faccia a faccia, con presenza di qualche terza persona. Che ne dice Giuseppe? Che ne dici in questo contesto? Allora, ti dico questo, c'è libertà di stipulare quasi tutti i contratti con la forma che si vuole. Cioè, c'è una norma del codice civile che indica una serie di contratti che devono essere fatti o stipulati per iscritto, pena nullità del contratto. Per esempio, la compravendita di beni immobili. Ma per la stragrande maggioranza dei contratti non c'è bisogno di avere un pezzo di carta, ok? Dove nasce però il problema? È dalla prova, perché se c'è uno scritto io posso provare cosa ho concluso, quali sono le clausole del contratto. Se non ho questo pezzo di carta, se non ho fatto una scrittura privata, è chiaro che io, se dovessero sorgere dei problemi, io non ho la prova o non ho la possibilità di provare in modo, diciamo così, certo, quelli che erano i termini dell'accordo. E questo vale nella contrattualistica, diciamo così, ordinaria, come anche la contrattualistica, diciamo così, conclusa via web. Anzi, di solito io credo che si possa tranquillamente stampare quello che io sottoscrivo. Se firmo dei contratti, eccetera, eccetera, poi posso ottenere la copia e quindi non è uguale, cioè non c'è da un punto di vista giuridico una grossa differenza, ok? È solo una modalità diversa di concludere i contratti. Certamente più rapida, dove per esempio, se non ricordo male, se tu concludi il contratto, per esempio di un abbonamento a un canale televisivo, fai la famosa registrazione, se non ricordo male, c'è comunque a protezione del consumatore l'onere diciamo così, fornitore di inviare poi però copia cartacea del contratto che tu hai sottoscritto. Si andrà sempre di più verso quel tipo di contrattualistica, questo è chiaro. Però, ripeto, attenzione sempre, leggere tutto sempre, piuttosto ci si prende tutti 10 minuti in più. Se invece la cosa è particolarmente rilevante, il consiglio è sentito un esperto prima e non dopo. Perché dopo ovviamente il l'avvocato deve giocare con le carte che ha, e spesso non sono proprio il granché, di solito, perché i clienti poi fanno sempre un po' di casino, e poi devi spendere dei soldi in più, perché devi fare causa, le cause costano, e quindi quei 10 minuti, quei 20 minuti o quella telefonata prima, soprattutto per gli imprenditori che fanno business, che sicuramente hanno il loro avvocato di fiducia, piuttosto pagatevi 100 euro, 200 euro di parcella di consulenza, ma chiamatelo prima. Ecco. Ok, chiaro, ottimo. Però da quel punto di vista non ci sono grossi problemi, cioè nel senso, ecco, direi questo. Quindi, cosa interessante è che sarà meglio di spendere
queste, questi 100 euro invece di dopo perdere 50.000 euro in causa, no? Quello è il discorso, interessantissimo questo. Quindi io direi che Giuseppe, può essere magari quando la persona firma il contratto sul Zoom e quando parla con un'altra parte, legge contratto insieme, sarebbe bello che magari quella comunicazione viene registrato e quando diventa conflitto quella registrazione viene presentato al giudice. La mia domanda adesso è questa, che se succede questo caso, quando portiamo al giudice il documento che abbiamo firmato, il formato digitale sul web, anche il video, non è che il giudice dice che video a me non frega niente, cosa dice legge su questo punto? No, allora, è una prova, è anche quella una prova, anche a me è capitato e capiterà sempre più spesso di fornire al giudice delle prove che possono essere gli screenshot di WhatsApp, piuttosto che delle registrazioni, certo. Che sono prove che il giudice può valutare, assolutamente. Quindi non c'è, allora ripeto, nella libertà di forma di conclusione del contratto, ok, se non per alcuni tipi di contratti che sono comunque indicati, è importante che chi stipula questo tipo di contratto lo faccia in modo tale da avere una prova di quello che ha firmato, ok? Però il contratto è valido lo stesso. Però ripeto, se parliamo di contrattualistica, diciamo così, conclusa via web, di solito un riscontro c'è sempre, e teniamo comunque sempre in considerazione che questo tipo di contratto che tu fai fuori, no, tecnicamente fuori dal tuo habitat, è protetto, o meglio, la parte debole, cioè il consumatore, è molto protetto dalle norme sia italiane che europee, insomma. Quindi se dovesse esserci qualche tipo di problematica, secondo me già nelle famose clausole che i contratti poi contengono, trovi la soluzione. Anche solo dire: benissimo, io ho concluso un contratto, dopo 3 giorni ho cambiato idea, lo posso fare, perché io il contratto l'ho siglato via web, quindi lo posso fare. Ma come lo devo fare? Con una raccomandata, basta un fax, il fax ormai è, ce l'ho qui tanto per, ma non si usa più. Ma per dirti, qual è la modalità? Non si trova certamente all'interno del contratto. E soprattutto, altra cosa, bisogna stare attenti sul termine del contratto. Molti contratti prevedono, soprattutto in caso di servizi a lungo termine, un automatico rinnovo del contratto medesimo, ok? E anche in questo caso spesso occorre mandare una raccomandata tempo prima, 5 mesi prima, 6 mesi prima, 2 settimane, dipende da cosa dice il contratto. Ecco perché dico: date un'occhiata alle clausole del contratto sempre, soprattutto se volete uscire da questo impegno, sciogliervi da questo impegno contrattuale, capire se lo potete fare, se ci sono delle penali da pagare. Sai quante volte sono venuti da me clienti a dire: avvocato, però ho cambiato gestore telefonico, adesso è andata sta collega, c'è la penale. Ho capito, però se la penale è indicata e tu l'hai accettata, è chiaro che poi diventa difficile. E questo capita sia alle persone fisiche che agli imprenditori e quant'altro. Ottimo. Bisogna stare attenti. Però ecco, se posso dare un messaggio di speranza e di sostegno, gli imprenditori, i consumatori non sono soli. Cioè c'è tutta una normativa che prevede in qualche modo che venga protetta la parte debole. Rimane comunque la parte debole, però insomma, con un po' di attenzione riusciamo a evitare dei guai. E per far uscire da questi guai, ok, dobbiamo tenere in considerazione
Dobbiamo leggere contratti con attenzione, ok? Quando facciamo sul web, facciamo vedere avvocato, ok? Paghiamo avvocato, ma noi non facciamo, come si chiama? Il senso che quando c'è il costo, magari sempre oggi una persona prende un passo dietro, dice che va bene così, però cosa stai dicendo? Che è meglio di pagare 100 euro ad un avvocato invece di entrare nei guai in futuro. E questo è un ottimo, ottimo consiglio, Giuseppe. C'è qualcosa, ma qualcosa X che possiamo mettere in considerazione, qualcosa extra quando facciamo contratti con i fornitori? Oggi qualcuno in mia società magari do contratto a una società per implementare cloud, mettere tutti i miei dati non in data center della società per mandare in cloud di Microsoft, eccetera. Quindi c'è qualche altro consiglio che possiamo mettere in considerazione oppure no? Perché tecnologia sta cambiando. Oggi prestazione della tecnologia dice X, la tecnologia farà questa, la disponibilità della tecnologia sarà 99% dei casi, però c'è un cambiamento molto rapido nella tecnologia. Vuol dire che il contratto che abbiamo fatto magari oggi può essere che magari non sarà valido da 2 anni da oggi, quando parliamo delle tecnologie. Che, considerando questo cambiamento rapido nella tecnologia, c'è qualcosa che dobbiamo prevenire, c'è qualcosa che dobbiamo mettere in considerazione secondo tua esperienza, Giuseppe? Guarda, mi sento di dire questo. Mm-hmm. È chiaro che, essendo liberi di stipulare contratti come si vuole, ok? Se c'è una contrattazione, se c'è questo pericolo che la tecnologia che io sto acquistando diventerà obsoleta, quindi non più utile in breve tempo, certo, io lavorerei sul termine. Cioè, invece di, se controparte mi dice io voglio, ti vendo questa tecnologia, però dobbiamo fare un contratto di prestazione di 2 anni, allora si contratta e si dice no, perché se io fra 2 anni non va bene, io voglio sciogliere prima il vincolo contrattuale, quindi chiedo che il termine venga ridotto, oppure prevedere che in caso il prezzo venga abbassato, che abbia, cioè c'è modo e modo di una volta capito quali sono le esigenze della tua parte e quali sono i pericoli insiti nel contratto, tu vai a contrattare e a modificare quelle parti del contratto che possono magari darti fastidio, insomma. E trovare una soluzione prima è molto utile, ok? Magari dici va bene, d'accordo, facciamo un contratto solo per un anno, però mi paghi qualcosa in più, oppure ti facciamo comunque per 2 anni, però se dovesse succedere qualcosa ti do il diritto di dire che di scioglierti dal vincolo. Si può fare, nel senso. Ok, ottimo, perché esempio è quello, no? Oggi io compro un cellulare, ok, adesso è 4G, no? E cosa succederà? Magari dopo un anno arriva 5G e il 4G non è funzionante per 5G. La società dice però ok, il mio contratto era iscritto 4G e adesso è arrivato 5G, per forza tu devi comprare altro cellulare che è adeguato a 5G e quindi sono fregato. Quindi in questo contesto ok, è molto difficile È difficile, allora se... Certo, qua è difficile, chiaro, se io compro un telefonato, a parte che la tecnologia è talmente veloce, no? Ma questo lo vediamo noi più o meno, Bob, abbiamo la stessa età, siamo partiti con il Walkman, ti ricordi, quello enorme, e oggi invece abbiamo migliaia di canzoni in un cosetto così, teniamo il taschino, una volta avevamo le cuffie con i fili, cioè adesso non abbiamo più neanche, cioè siamo molto rapidi e io credo che dobbiamo prenderne coscienza. Chiaro che se compro un telefono oggi, io so già che fra un anno se riesco ancora a farlo funzionare benissimo, cosa che in effetti capita, però è chiaro che ci sarà già un'altra tecnologia, perché ormai la vediamo in anno in anno.
E lì c'è poco da fare, cioè francamente tu acquisti il tuo telefono, sai che fra un anno ci sarà uno che sicuramente andrà meglio, sarà più performante, e va bene. Io stesso non so neanche che tipo di iPhone ho, l'8, il 9, cioè, però funziona, fa quello che deve fare. Ottimo, ottimo. Quindi, ottimo, questa era Giuseppe Fada, avvocato in Tribunale di Como, e dato consigli ai nostri imprenditori che quando c'è qualsiasi contratto sul web dobbiamo essere attenti, non dobbiamo risparmiare queste 100 euro, ma meglio che farli vedere all'avvocato per evitare casini dal futuro. La verità è questa, perché oggi un imprenditore lui non ha tempo a leggere questo contratto complesso delle 10 pagine. Cosa fa la persona? Cosa fa? Dice che ok, tutto fatto, faccio sulla fiducia, risparmio 100 euro e vado avanti. Però questo è un grande sbaglio. Quindi grazie mille Giuseppe, e ringrazio i nostri ascoltatori in Man24 Thinkcast. Grazie e buona serata. Grazie Giuseppe. Grazie a voi per l'opportunità, spero di aver dato qualche spunto interessante e qualche consiglio che possa essere utile. Siamo tutti sulla stessa barca, speriamo, ecco, di approdare sempre i lidi più belli. Okay. Se Giuseppe, se abbiamo bisogno della sua consulenza, abbiamo bisogno di qualcosa, discutere in tribunale, in casi dei contratti, dove possiamo trovare la sua informazione, Giuseppe? Qualche suo sito, qualche suo ufficio? Dove è, Giuseppe? Allora, io ho studio qui in Cantù, in via Corbetta al numero 1. Sono iscrittamente all'Ordine degli Avvocati, quindi trovate tutti i miei riferimenti anche sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Como. È stato un vero piacere esserti d'aiuto, Bob, di aver fatto questa chiacchierata con te, e grazie davvero per l'opportunità. Grazie, grazie Giuseppe, grazie ancora, grazie per la disponibilità. Grazie. Grazie a voi.